leggero insieme a me. Mi annoio troppo, non ne posso più. Parlare con i quadri, non diverti poi granché. Giochiamo con la neve, con quel che vuoi. Ma esci, ti prego, dai. Spettacolo della compagnia Sulle ali della fantasia Leat Danza, organizzato a Chiavari per l'Istituto Gaslini e l'Istituto Baliatico. Frozen, una garanzia, ma ha avuto un successo strepitoso. Intanto, le è piaciuto? Sì, molto, molto, perché se consideriamo che non sono professionisti, sono stati veramente bravissimi. E inoltre, questo tutto esaurito che c'è stato per il teatro è un grande successo, dovuto agli organizzatori che si sono veramente dedicati a diffondere la conoscenza dell'evento, e oltre al patrocinio che c'è stato sia della diocesi che del comune di Chiavari. Ha fatto realizzare veramente un successo questa sera. Ecco, l'Istituto per il Baliatico sostiene famiglie in difficoltà e soprattutto i loro bambini. In che modo impiegherete la cifra che vi verrà donata? Naturalmente il nostro impegno si rivolge sempre alle famiglie con maggior bisogno, quindi in questo caso va sempre al progetto che abbiamo, aiutiamo i più piccoli, cioè le famiglie che sono in stato di particolare bisogno, quelle che proprio si presentano da noi in uno stato di grave necessità economica. Oggi abbiamo visto tanti bambini felici, sicuramente ce ne saranno degli altri con il sostegno del Baliatico. Speriamo di sì, anche i nostri bimbi assistiti oggi sono venuti grazie all'organizzazione. Certo, figli miei, l'erede c'è e noi siamo qui apposta per assistere all'incoronazione della principessa Elsa. Perché oggi, nel giorno del suo 21° compleanno, sarà incoronata regina del regno di Arendelle. Molto bene, padre, molto bene. Soddisfatto del risultato? Sì, se ti dicessi il contrario mentirei, quindi sono soddisfattissimo. È stata una serata bella, bellissima. Ci credevamo potesse venire bene, ma chiaramente non così bene.
c'è stato un bel coinvolgimento da parte del pubblico che mano a mano si è scaldato, avete notato anche voi dal palco? Sì, c'è stato questo work in progress da parte del pubblico, un riscaldamento progressivo che è servito comunque a portare proprio la serata nel suo culmine finale al massimo, no? Quindi noi quello che volevamo, che chiedevamo ai ragazzi, poi l'idea di Cristina di far accendere ai bambini questa piccola torcia è stata secondo me la ciliegina sulla torta. Giusto? Ecco, vieni Cristina, la testimonianza di questa serata è quando le forze si uniscono, si portano a casa dei risultati davvero importanti. Certo, perché abbiamo dimostrato che attraverso il gioco, la musica, il canto, il coinvolgimento di tutte le persone si può fare bene non solo a sé ma anche agli altri. E quindi per me vedere il cantiere pieno e riuscire a raccogliere fondi per istituti che noi sappiamo per testimonianza diretta o indiretta che aiutano è stata una grande soddisfazione. E volevo ringraziare tutte le persone che sono intervenute, tutte le persone che ci hanno aiutato. Ecco, l'aggancio con le ali della fantasia da dove è nato? È nato perché è circa un anno che seguo i loro spettacoli e nel momento in cui mi hanno detto che avrebbero preparato Frozen ho chiesto a Salvo di venire a vedere lo spettacolo per vedere se era bello portarlo al cantiere, perché quando io li ho conosciuti la mia prima idea è stato Armando, che è il presidente, portiamo al cantiere per il Tiguglio uno spettacolo musicale. E direi che il successo è arrivato e soprattutto la cosa importante è che sia stato fatto tanto bene a tanti bambini che saranno contenti a loro volta come quelli che oggi sono stati qui al cantiere. Sì, perché poi tutte le famiglie hanno spiegato ai bambini che partecipavano le finalità e quindi è un bene triplo quello che viene dato. Quando siete nati e come? Allora, noi siamo nati 17 anni fa. Una sera di marzo ho una riunione alla scuola materna di San Giovanni Battista a Sesti Ponente, le mogli spedirono un sacco di mariti e qualche moglie di suo volle andare a vedere questa riunione nella quale le insegnanti della scuola volevano organizzare la festa di fine corso dei bambini. E ci trovavamo invischiati a fare uno spettacolo teatrale per il quale dovevamo dare testimonianza di impegno ai nostri figli. A quel punto ci divertimmo a mettere assieme un qualcosa e da quel momento ci rendemmo conto che ci divertivamo tanto a farlo che la cosa nacque così molto goliardica. Poi subito dopo il primo risultato di fare questo spettacolo per i bambini, si erano divertiti eccetera, nacque quell'impegno sociale di voler portare il nostro spettacolo, il nostro impegno, il nostro divertimento per i bambini dell'Istituto Gaslini, dove ci sono dei momenti tipo le domeniche pomeriggio da riempire, momenti in cui non c'è niente da fare. E facemmo questa esperienza nella quale effettivamente un genitore trova un senso, si riempie il cuore di tante belle cose. Non era più una goliardata a quel punto, era una cosa che era diventata seria, perché far ridere dei bambini non è proprio una stupidata. I bambini, se lo fai e gli trasmetti qualcosa, va bene, se no non ti considerano neanche. Abbiamo iniziato con questa cosa e poi abbiamo iniziato a voler dare un senso ai nostri spettacoli all'esterno, riproponendoci, perché ci divertivamo comunque a farli, cercando di raccogliere delle offerte per l'Istituto Gaslini o per altre associazioni, altri gruppi che ce ne fecero richiesta. A quel punto, diciamo, una cosa segue l'altra, da cosa nasce cosa, i soliti detti che ci portarono a diventare un'associazione vera e propria, no profit, perché erano talmente grossi i numeri a quel punto che non si poteva non avere una struttura, un qualcosa che desse testimonianza di serietà e credibilità. Da allora quanti spettacoli avete portato in scena? Chi lo sa, 250, 300, no, abbiamo portato in scena 22 spettacoli. Però abbiamo, con un sacco di repliche, sì, di appuntamenti. Esatto, abbiamo fatto una decina di repliche per ogni spettacolo, per cui
alla fine sono tantissimi, non facciamo solo questi, anche quelli di danza con le scuole, nei quali le allieve e gli allievi si prestano per fare una serata danzata, non all'insegna di concorsi o altre cose, ma per donarsi agli altri. Il loro essere sul palcoscenico, la loro fortuna di essere sul palcoscenico viene compensata, poi viene dato un qualcosa a chi quelle fortune non le ha. Questo è il nostro modo di... Poi da quel nucleo originario di genitori evidentemente l'esperienza si è allargata, perché sul palco oggi, tra persone che hanno lavorato sul palco e dietro le quinte, ci saranno state almeno 50 persone. Sì, lo sono, a volte come oggi c'è qualche d'uno in meno, lo sostituiamo. Comunque quello che è bello è che mentre eravamo tutti genitori di una certa età tanti anni fa, adesso siamo, come dire, seguiti da dei ragazzi, dei giovani che allora erano bambini che venivano a vedere i nostri spettacoli e adesso li fanno con noi, perché comunque hanno assorbito la nostra filosofia e vengono a esibirsi, a realizzare questi spettacoli con noi, cosa che ci dà anche un sintomo di continuità e di, voglio dire, ritorno al discorso della credibilità, no? Cioè, se qualcheduno ci crede, poi si va avanti e si continua a realizzare cose, si spera, belle. Quello che facciamo noi è, con quelle poche capacità che abbiamo, cercare di mettere in scena qualcosa di positivo per loro e facendolo col cuore. La differenza sta sempre in quello, e la differenza è quella che dà poi il risultato nella gente che segue, nella gente che viene a vedere. Chi ci conosce ci aspetta, sa che in quei periodi bene o male usciamo con il nuovo spettacolo e di conseguenza si aspetta, inizia a chiedere, voglio sapere lo spettacolo nuovo qual è. Il nostro obiettivo è cercare di allargare i nostri orizzonti, cercare di farci conoscere dalla gente e trovare magari anche persone come Salvo, come Cristina, qua, come in altre occasioni e in altri posti, altre persone che collaborano, che ci danno una mano a portare la nostra realtà nel luogo che poi si presta, come questo, che è stato bellissimo, è stata una bella esperienza anche non dico professionale perché non è la nostra professione questa, però è stato bello venire in un teatro nuovo e mettersi a contatto con delle persone che subito, se voi avete notato, quando si è chiesto di fare un applauso, ti hanno guardato un po' così, poi però si sono lasciati coinvolgere dalla storia, hanno capito il messaggio qual era e credo che alla fine abbiano dato una bella testimonianza anche di coinvolgimento. Questo, grazie a voi.
Sara, una compagnia non di professionisti che però ha portato tanta magia sul palco del Cantero. Quante prove ci sono dietro uno spettacolo così? Tante, tanta fatica, tanta volontà e penso che la cosa più importante sia il cuore, perché se non ci mettiamo il cuore queste cose non si riescono a fare. Tu che cosa fai nella vita? Io in realtà sono designer, però comunque faccio anche questo perché è quello che si ha dentro a volte. Quindi hai studiato, cioè c'è una preparazione a monte? Canto, sì. Sto studiando canto piano piano, però più che altro si improvvisa un po' tutti, come si riesce. E il contatto con la compagnia Sulle Ali della Fantasia com'è arrivato nella tua esperienza? Diciamo che nell'ambito di gruppi anche legati alla parrocchia, perché il nostro teatro è legato alla parrocchia, ci hanno interpellato e spettacolo dopo spettacolo ci siamo uniti e siamo diventati un po' più grandi, diciamo. Allora, Frozen, il successo con i bambini assicurato, con le bambine soprattutto, quindi era già una garanzia. Però, insomma, interpretarlo non deve essere stato semplice. Assolutamente no. Anche lì tanta volontà, tanta pazienza, tanto tempo e poi probabilmente i bambini sono la cosa più importante, che ti fanno tirare fuori anche quello che poi pensi di non avere ma in realtà hai. Ecco, l'ultima cosa, questo scopo benefico che voi portate avanti, quindi c'è sempre un risvolto di solidarietà nei vostri spettacoli? Sì, assolutamente, noi non prendiamo niente, soltanto in beneficenza verso altri enti e la cosa più bella comunque per noi resta sempre andare al Gaslini e fare il vero e proprio spettacolo lì. È vero. Nel senso buono. Stava per uccidermi. Ma no, no, non voleva fare niente di tutto ciò. Sono io che l'ho esasperata, quindi sono io che l'andrò a cercare. No, 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 no. È troppo pericoloso. Ma, tradimento. Ascoltate tutti! La principessa è in pericolo, mi servono volontari che vengano con me e mi aiutino a ritrovarla. Milord, io vi offro due volontari. Sul palco del Cantero, quindi questo teatro resterà per sempre nel tuo cuore. Sicuramente sì. Quanto ci è voluto a preparare questo spettacolo? Diciamo in generale svariati mesi, per me che è stata una sostituzione di un mesetto, poco meno diciamo. Quindi insomma, cioè, l'emozione l'hai dovuta reprimere perché... Un pochino sì, però ci si riesce, per i bambini questo è altro. Ecco, questa è la cosa interessante, che tutto quello che fate è per solidarietà. Sì, diciamo, abbiamo questa voglia di fare del bene a chi purtroppo ha qualche magari difficoltà in più e quindi ci mettiamo tutto quello che abbiamo, cuore, anima e voce e reprimiamo le vergogne e le paure che ognuno. Ecco, ma tu nella vita cosa fai? Io sono un dottorando di scienze dei materiali, quindi studio all'università. Tutt'altro, proprio nel mio laboratorio da solo. E questa passione invece come è maturata?
e diciamo che in realtà seguo la compagnia dal punto di vista fotografico, quindi sono, diciamo, il fotografo della compagnia. Poi si è diventati amici tra tutti e quindi mi hanno facilmente convinto a fare questa parte in sostituzione di Lorenzo, che purtroppo aveva un impegno. Complimenti. Grazie mille. Pensavo ci fosse qualcuno di più. Che ne so? Crensi? O Fede Carario? Che ne dite del giallo? No, il giallo no. Il giallo sulla linea no. Ehi, voi, che ne dite? Oh! Fai spavento. Vuoi scherzare? Sto una meraviglia! Oh. Ma ricominciamo da Harry! Sven! E la vena invece? Sven! Oh, hanno lo stesso nome! Più facile per me! Ma Olaf! Complimenti! Grazie mille! Quante volte hai visto Frozen per immedesimarti nel personaggio? Il cartone circa una decina di volte, via. Insomma, è stato... Qualunque mamma ti batte comunque! Sì, quello sicuro! Sì, quello è sicuro. Anzi, sono proprio le mamme che vogliono le foto. Cioè, di tutte le foto che ho fatto in questi spettacoli, penso che il pubblico femminile sia abbastanza rilevante. Senti una cosa, ma tu nella vita cosa fai? Io sono un giurista, cioè mi sto laureando in giurisprudenza, solo che mi diletto nel teatro da molto tempo, circa una decina d'anni, su per giù, fra spettacoli, diciamo, di beneficenza su Consulle Ali della Fantasia e altre compagnie teatrali dilettantistiche. Quindi questa passione l'hai coltivata anche con l'obiettivo però di fare del bene agli altri? Sì, certo, l'obiettivo di fare bene agli altri è sicuramente primario quando si ha, diciamo, delle incombenze, delle mansioni diverse da quelle che sono il teatro. Io nel mio piccolo cerco di farlo con tanta passione e con questa bandiera, questo motto che è fare del bene agli altri, riuscendo a incastrare tutti gli impegni nella vita quotidiana, ovviamente. Bravo, complimenti. Grazie mille. Grazie. Principessa Anna di Arendt. Dai, vieni a ballare insieme.
amore. Ma Anna, cosa ne sai tu del vero amore? Beh, sicuramente più di te, tu sei solo più delle porte in faccia. Ah, avete chiesto la mia benedizione per il vostro matrimonio e la mia risposta è no. E ora, con permesso. Maestà, se potessi chiarire con voi... No, non puoi e credo che tu debba andare. La festa è finita, chiudete le porte. Ridammi quanto, Anna! Alza, ti prego, non posso più vivere così! Basta! Cosa fai nella vita? Io studio, sono in università come tecnico di laboratorio e quest'anno devo preparare la tesi. Però questa passione per il canto e la recitazione come l'hai coltivata? Intanto ho iniziato a seguire la compagnia da quando ero piccola, perché era partita da... La compagnia inizialmente aveva iniziato come gruppo di genitori che facevano lo spettacolo ai propri figli all'asilo e poi piano piano quindi io come bambina figlia andavo a vederli. Poi ho iniziato nel corpo di ballo, perché faccio parte della scuola di ballo. Ho iniziato a ballare e l'anno scorso mi hanno detto se volevo anche recitare, cantare, essendo che mi piace, canto tutti i giorni. Allora ho deciso di unirmi a questa cosa e buttarmi così. C'è l'aspetto della solidarietà che è molto significativo, perché sì, lo fate veramente per i bambini. Sì, sicuramente, infatti appunto 2 settimane fa siamo andati al Gaslini a fare lo spettacolo per i bambini ricoverati, siamo andati poi a fare un giro anche tra tutti i bimbi a portargli un pensiero. La soddisfazione più grande probabilmente è vedere, anzi sicuramente, il sorriso dei bambini alla fine dello spettacolo, vedere che si divertono, finalmente hanno quelle 2 ore di svago e poi penso che per loro incontrare dei personaggi così della fantasia sia veramente il sogno. Il personaggio di Anna ti è piaciuto? Ha proprio le sue caratteristiche? Mi assomiglia tanto, ha la parlantina e io ho tanto la parlantina, è sempre molto svampita e sono svampita, diciamo che fa parte di me Anna, mi è piaciuto subito. Questo teatro vi ha emozionato? Devo dire proprio di sì, appena ho saputo che eravamo stati invitati qua, che avrebbero organizzato, mi è preso un po' di paura perché sono andata a cercare su internet, ho visto questo teatro mastodontico, ho detto, ah caspita, però no, proprio una bella soddisfazione, devo dire, sì. Brava, complimenti. Grazie mille, grazie a voi.